Vuoi che le tue batterie durino fino al 20% in più? Oggi ti svelo un piccolo segreto derivato da ricerche che ho fatto su internet e che ho confermato dai miei test. Hai già visto il video in cui ti spiego come cambiare la batteria? Se non l'hai visto, trovi il link nella descrizione. Ad un certo punto ti spiego che devi togliere una linguetta come questa. A questo punto il 99% delle persone, prese dalla routine o dalla paura che la pila si consumi, la inseriscono subito nell'apparecchio. E questo è un errore. Per prima cosa dobbiamo prendere l'apparecchio, apriamo lo sportellino, con il bastoncino andiamo a togliere la batteria e dobbiamo fare attenzione a non confonderci con la batteria nuova. Prendiamo una batteria nuova, apriamo il pacchettino, facciamo fuoriuscire una batteria, non servono di più. La batteria ha un adesivo, andiamo a togliere questo adesivo e lasciamo la batteria per 5 minuti sul tavolo. Cerchiamo di non toccarla con le mani d'ora in poi. Una volta che sono passati 5 minuti, andiamo a prenderla con il magnete, apriamo, teniamo ben aperto lo sportellino dell'apparecchio, inseriamo la batteria e andiamo a chiudere lo sportellino. Aspetta almeno 5 minuti prima di inserirla nel tuo apparecchio acustico, non di meno. Mi raccomando, ricordati di usare il bastoncino che ti hanno dato in dotazione. Vedrai che ti dura di più. Non mi credi? Ti lancio una sfida. Se hai due apparecchi acustici, cambia la prima batteria con il metodo che hai sempre usato, mentre la seconda fai come ti ho detto. Aspetta 5 minuti e cambiala con il bastoncino. Ma ricordati, scrivimi nei commenti se ha funzionato.